Luciano Franceschini, si parte bene, si parte con una vittoria. Peccato per il finale, perché era una partita che stavate gestendo tranquillamente. Sì, per fortuna abbiamo vinto, come dici tu, la prima partita sempre difficile, però per fortuna abbiamo vinto. Sicuramente penso che forse possiamo concludere prima la partita, però bene, questo sport è così, il vince così, fino al minuto 36 non si sa chi vince. Senti Luciano, però una prestazione veramente ottima la tua, una prestazione soprattutto da leader lì basso, hai sempre dato sponda e poi hai provato anche il gol. Stai migliorando anche un po' sul libero, no? Sì, speriamo che qualche volta possa farlo, ma no, stiamo lavorando per questo. Sono contento perché la squadra ha vinto, quello è importantissimo. Più di tutto perché abbiamo giocato con una buonissima squadra, una forte squadra che ha sua storia anche nel Vich. Quindi sono contento per me e per la squadra soprattutto. Quanto è importante vincere quando ancora non si sta benissimo? No, benissimo, benissimo. Vincere è importantissimo sempre, e soprattutto quando non si sta così bene. Però bene, queste vittorie fanno crescere la squadra, fanno prendere più voglia e più fiducia. Quindi speriamo continuare per questo cammino. Juninho, vittoria importante, due gol. Peccato però per quella rimonta di Milano finale. No, sì, abbiamo preso quelle due gol alla fine, ma l'importante è che abbiamo vinto. Sappiamo che era una partita difficile. Milano è una grande squadra, però anche Catania, dico sempre che è una grande squadra. L'importante è che abbiamo vinto, riposare adesso per la partita di domani e andiamo a Catania per portare questa Coppa a casa. Senti, quanto è importante vincere quando ancora non si sta benissimo? Sappiamo come la forma deve ancora entrare, un po' per tutti, Fred, te, Rafinha sta un po' meglio degli altri, anche Franceschini oggi una buona gara, grandi parate di Bua, qual è il bilancio? No, sì, abbiamo, dobbiamo allenare un po' di più, però adesso la Coppa sta. Andiamo con la voglia, quello che è più forte di qualsiasi tattica, capisci? La voglia puoi vincere tutto, se abbiamo un po' di voglia più di loro, vinciamo, questo è il segreto.